Suonano per la prima volta le sirene del sistema comunale di allarme alla popolazione installato nelle scorse settimane, secondo quanto previsto dall'aggiornamento del piano di emergenza esterno dello stabilimento di un deposito di GPL che sorge nella zona industriale di Lecce, nei pressi di via Taranto. L'impianto, realizzato dalla Protezione Civile sulla rotatoria tra via Taranto e via Marcello Chiatante e la SS16, è stato collaudato intorno alle 10. Attenzione! Rimanete al chiuso in attesa di indicazioni delle autorità. Il sistema di avviso vocale è stato predisposto per avvisare dello stato di emergenza, di preallarme o allarme la popolazione esposta al rischio e fornire le istruzioni per mettere in atto tutte le misure di autoprotezione e le attività di eventuale evacuazione, rifugio al chiuso, cessato allarme, utili a limitare gli effetti dannosi derivanti da un eventuale incidente rilevante, ad esempio un'emissione di sostanze nocive, un incendio o un'esplosione. Nessuna paura, però, questa è stata solo una prova. Attenzione, l'allarme è cessato.